Ed eccoci ritrovati tutti quanti insieme un'altra volta per una nuova ricetta. Questa volta io intendo preparare una ricetta per la torta di carote che mi ha passato un'amica qualche anno fa. La ricetta è molto semplice, penso che sia tra tutte quelle che di solito preparo la più veloce e anche la più intuitiva. Ho preparato qui una tazza per il latte e la useremo come unità di misura. Cercatene una anche voi che abbia una capienza di circa 300 grammi di acqua. La riempiremo tra poco e metteremo quindi dell'olio di girasole qui dentro. Però prima di sporcarla con l'olio di girasole, essendo che la utilizziamo per fare diverse misurazioni, la andiamo a riempire delle polveri che poi saranno utilizzate per fare la torta. Abbiamo la farina e abbiamo lo zucchero. Allora, per preparare la torta in questione, io utilizzo due stampi e più o meno le quantità sono le seguenti: 2 tazze e mezzo di farina e 2 tazze di zucchero semolato. Se volete, potete sostituire un pochettino lo zucchero semolato con un altro edulcorante che non contenga calorie o ridurlo semplicemente. Io, per esempio, non metto mai 2 tazze di zucchero, lo preferisco meno dolcificato, ne metto una, al massimo una e mezza. Ed è da lì che adesso intendo partire. Spostiamo un attimo qui le carote, di cui vi parlerò tra poco, avviciniamo la nostra tazza, andiamo a mettere ancora dello zucchero per fare la prima tazza completa. Ecco qua, una tazza rasa, questa è la misura. Ok, e lo andiamo a mettere nella nostra boule. La nostra boule è questa bella capiente di acciaio 1. A questo punto abbiamo detto che dovrebbero essere 2 tazze, io ne riempio metà ed è più che sufficiente. Aggiungiamo anche questo zucchero. Mancherebbe ora la farina, che però io aspetto un attimo ad aggiungere, perché intendo mettere prima le uova. Prendiamo queste belle uova che sono senza uso di antibiotici, quindi dovrebbero essere più genuine. E allora ci serve un'altra piccola boule, perché andremo ora a separare i tuorli dagli albumini. Ho trovato questa soluzione per registrare nel modo più visuale possibile, quindi ho inclinato le boule e ho sopraelevato insomma il supporto per il telefonino che registra. Allora, come vi dicevo, dobbiamo separare i tuorli dagli albumi. Qui dentro nella boule c'è lo zucchero. Adesso noi dobbiamo prendere 4 uova, meglio se a temperatura ambiente, e separare i tuorli dagli albumi. Gli albumi andranno qua, i tuorli andranno qua. Quindi per lavorare sarà opportuno forse scambiarli di posizione dal momento che io devo operare principalmente separando l'albume. Iniziamo con la prima uovo. Ecco qua. Questa è la calazza insieme all'albume, finisce tutto qui dentro. Ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare ricordatevi sempre di lavare le mani. Ecco qua. Abbiamo praticamente eliminato tutto l'albume. Possiamo prendere il tuorlo e metterlo insieme allo zucchero. Il guscio invece lo buttiamo. Procediamo così con le altre 3 uova. Ecco qua. C'è un uovo rotto. Questo io non lo userò perché non so se si è rotto a me o se si è rotto prima. Per cui lo vado a buttare direttamente per sicurezza. Quindi ne abbiamo messi 2, adesso il terzo e infine il quarto.
Perché li stiamo separando i tuorli dagli agrumi? La ragione è semplice, le torte lievitano grazie all'agrume, non tanto grazie al lievito chimico, che comunque andremo ad aggiungere per coadiuvare la forza. Per questo motivo dobbiamo montarlo a neve poco prima di infornare e per montarlo a neve ci possiamo avvalere un pizzico di sale o di bicarbonato. Io preferisco mettere il bicarbonato perché comunque anch'esso è un agente lievitante, quindi un pizzico significa mezzo cucchiaino o anche un po' di più. Bicarbonato di sodio. Per gli scettici sappiate che il bicarbonato di sodio non fa male, anzi è uno dei componenti chiave di molte medicine utilizzate contro il reflusso gastroesofageo, quindi svolge anche un'azione di tampone, penso al Gaviscon, al Riopan, eccetera, quindi non fa male. In passato poi era utilizzato al posto della mucchina per disinfettare la frutta da eventuali parassiti e insetti. Oggi si preferisce usare la mucchina semplicemente perché reagisce chimicamente eliminando più che altro i pesticidi, i residui di pesticidi. Ma il bicarbonato resta comunque una sostanza valida. Allora, qui dentro il bicarbonato aiuterà a denaturare le proteine dell'agrume. Con le uova per ora abbiamo finito, ne abbiamo messe 4, quindi le togliamo, le mettiamo qui dietro. Metto da parte anche questo perché non mi serve ora montarlo. Per un discorso di sapidità possiamo aggiungere anche un po' di sale che aiuta anche a denaturare le proteine. Un attimo soltanto. Allora, un pizzico di sale. Un pizzico di sale significa proprio un pizzico, eh? Tipo così, neanche tutto quello che avete visto. E allora procediamo con la fase successiva. Allora, la fase successiva consiste nel disperdere i tuorli con lo zucchero, anche utilizzando una semplice forchetta. Metterete magari un po' più di tempo, ma funziona lo stesso. In questa maniera io inizio a solubilizzare lo zucchero e lo zucchero mi aiuta anche a denaturare le sostanze presenti dentro il tuorlo. Il tuorlo principalmente è pieno di grassi e vitamine liposolubili, quindi in questa maniera agevolo poi la formazione di un impasto più omogeneo che mantiene insomma le sue proprietà. Continuate a girare finché non esce fuori una bella cremina. L'obiettivo più che altro si raggiunge quando il colore giallo paglierino scompare e l'impasto diventa uniforme sul bianco. Allora, per aiutarvi, siccome comunque poi nella preparazione andrà fatto, potete aggiungere mezzo bicchiere di acqua fredda. Ecco qua. Mezzo bicchiere di acqua fredda è più che sufficiente. Vedete che inizia a perdere il colore giallo e diventa paglierino più chiaro e si continua a girare. Vedete? Si crea anche una sorta di emulsione, anche se poi le bollicine andranno piano piano perdendosi. Se queste fasi sono fatte in maniera regolare, molte bolle rimarranno incapsulate nell'impasto, no? Soprattutto poi quando andremo a raggiungere l'albume, questa parte risulterà fondamentale. Allora, direi che i tuorli si sono ben amalgamati con lo zucchero che si è parzialmente sciolto, grazie anche all'aggiunta di questo mezzo bicchiere d'acqua. Il colore è quello che volevamo, la consistenza anche, per cui ci possiamo ritenere per il momento soddisfatti. Lo possiamo lasciare ora riposare
continuerà a sciogliersi lo zucchero e noi intanto facciamo le cose successive. Dobbiamo metterlo qui di lato. La cosa successiva consiste nel prendere le carote e pelarle. Quindi mi serve più spazio per fare più spazio. Tanto vi faccio vedere che qua iniziano a uscire le bollicine. Spero che si veda. Qui abbiamo delle carote praticamente vecchie da buttare, che però possiamo ancora riciclare. Nella ricetta vanno messe 3 carote grosse. Qui abbiamo carotine praticamente, anche perché si sono disidratate, e quindi dovremo andare ad aggiungere sicuramente carote fresche, ma queste sono solo disidratate, non sono brutte da buttare, quindi si possono ancora pulire e provare ad utilizzare. Allora, la torta di carote che piace a me, io sono un po' anticonformista in questo, deve farmi sentire come delle striscioline di carota ancora rustica nell'impasto. A qualcuno invece piace bella, morbida, liscia, quindi quello che farò io poi dovrà essere adattato un po' alle vostre necessità. Togliamo la parte verde del picciolo che va buttata. Facciamo che ne assaggiamo un pezzettino per vedere se è passabile ed è buona, anche se è molliccia, è buona. Poverina, la carota è rimasta aperta nel frigorifero e si è disidratata, ma non è marcia. Farà la sua massa. Mi raccomando, il pelapatate deve essere buono, perché sennò poi non riuscirete a tagliare niente. Lasciate perdere, non fate come me che ho fatto questo errore tanto spesso, lasciate perdere i pelapatate che hanno la lama in porcellana, in quel nuovo materiale bianco che dicono che è migliore, perché si rompe subito. Guardate come è molle questa carota, assaggiamo, croccante, è buona. In un mondo di sprechi, dove c'è gente che muore di fame, per quale motivo buttare delle carote solo perché sembrano andate a male? Si assaggiano e si assicura la loro utilità. Non potremmo certo farci il pinsimonio con queste, ma siccome le dobbiamo frullare, vanno bene. Questa mi sembra troppo passata, quindi la butto. E questa pure, perché è veramente sottile ed è difficile da lavorare. Prendiamo allora il pacco nuovo e facciamo finta che finora non abbiamo aggiunto nulla. Quindi partiamo da zero. 3 carote grosse sarebbero veramente grosse, quindi 2 così, diciamo, sono una carota, quindi a questo punto una carota e mezza, diciamo, ne dobbiamo aggiungere un bel po'. 3 comunque sono più che sufficienti se sono belle e grosse. A me piace abbondare perché mi piace proprio sentire il sapore della carota, ma ripeto, qui è una questione di gusti. La parte più amara è quella verde, quindi cercate di eliminarla il più possibile. Vedete la lama di acciaio come funziona bene? Lasciate perdere le lame di porcellana, di ceramica che vendono, perché sono assolutamente una fregatura. Non sapete quante ne ho rotte io? Allora, queste sono circa 2 carote. Ragazzi, la quantità che io vi ho detto di 3 carote grandi, per me più o meno corrisponde a queste carote, considerando che alcune erano mollicce e altre sono comunque di dimensioni piccole. Quindi una carota, 3. Un'altra carota, più o meno, ecco, 2, queste 3 e queste qua.
poi vi regolerete voi in base al sapore che volete avere. Passo al frullatore queste per sminuzzarle con l'aggiunta di una tazza piena di olio di semi di girasole. E le carote con l'olio di semi di girasole dentro il mix, dentro questa grande bicchierone di vetro, e vado a frullarle. Il grado di frullatura dipende da quanto noi vogliamo le carote che siano visibili nell'impasto. A me piacciono rustiche, quindi cercherò di lasciare delle piccole tracce. Ci siamo adesso preparati tutto il necessario per la fase successiva. Il mix di carote e olio di girasole è stato frullato. Io ho lasciato, diciamo, evidenti dei frammenti perché mi piace vederli nell'impasto. Qui dietro c'è la farina, 2 tazze e mezza, e qui c'è i tuorli con lo zucchero che avevo preparato prima. Andiamo ad aggiungere questo frullato dentro i tuorli con lo zucchero e misceliamo. Subito dopo, piano piano, faremo in modo che tutta la farina possa finire nello stesso impasto. Se non riusciamo a buttare dentro tutto, ci aiutiamo con un cucchiaio che io adesso andrò a prendere perché non ce l'ho a portata di mano. Vedete il colore giallo tipico delle carote? È una favola, secondo me. Devo andare a chiudere la finestra perché sta continuando a sbattere. Devo chiuderla? Io. Ok. Allora, io adesso ho aggiunto tutto l'impasto delle carote frullate con l'olio all'impasto, no? E inizio a miscelare. Se la consistenza, che adesso appare molto liquida, dovesse indurirsi troppo, perché magari capita di sbagliare e mettiamo un po' troppa farina, non è un problema perché risolviamo aggiungendo acqua. Infatti io ora la brocca di prima che conteneva le carote non l'ho lavata. Ce l'ho messo dentro dell'acqua e l'ho lasciata da parte perché non si sa mai. Ricordate che la consistenza dell'impasto di una torta deve essere sempre simile a quello di una crema, quindi bisogna poterci scrivere. Ok, questo è pronto, ragazzi, andiamo ad aggiungere la farina. Ora qualcuno dice dobbiamo setacciarla, non dobbiamo ossigenarla. Sì, non serve a niente, anche in questo caso la possiamo mettere un po' così per volta. Se fate i passaggi che vi ho mostrato io, la farina, anche se quella economica, si disperderà gradualmente senza fare grumi, d'accordo? E io ve lo mostro in diretta, non c'è problema. Certo, ci vuole un po' di muscoli. Se no, che facciamo? Allora, la prima parte di farina si è completamente dissolta. Aggiungiamo ancora un po'. Più farina mettiamo, più l'impasto si fa denso e più fatica c'è per miscelare, però poi con un po' di buona volontà si riesce. Ecco che abbiamo aggiunto ancora più farina, quasi tutta. L'impasto se l'è richiamata senza problemi. Ah, un'altra cosa. Non è vero che bisogna girare sempre con lo stesso verso. Anzi, se cambiate verso, aiutate l'impasto a sciogliere prima tutte le polveri. Qui non stiamo facendo niente di particolare, stiamo semplicemente cercando di creare una crema che possa in qualche modo scrivere, quindi avere quella densità. Ecco qua, non c'è più farina, l'abbiamo messa tutta.
magari quello che è importante, che vi suggerisco di evitare, è di aspettare nel agitare, per amalgamare, quando mettete la farina, perché poi se si bagna prima di essere amalgamata potrebbe effettivamente in quel caso formare dei grumi, ma se voi la mettete e subito la lavorate non c'è bisogno di setacciarla. Ecco, già si è sistemata la farina senza grumi e senza niente, vi faccio vedere tra un attimo. La consistenza è buona, si può scrivere. Siccome stiamo mettendo le carote, non c'è neanche bisogno di mettere aroma. Quindi non vi sognate di aggiungere aroma di vaniglia o altro, perché ci sono le carote, se no non ha senso metterle. Vedete? Non c'è nessun grumo. Dobbiamo mettere ora l'albume, però prima di mettere l'albume, perché poi dopo i tempi si stringono, vi dovete ricordare di accendere ora il forno. Lo impostate a 180 gradi scarsi, quindi 175, e andate poi a metterlo ventilato. I tempi di cottura sono indicativi, perché poi ogni forno casalingo ha qualche sua piccola differenza. L'altezza è a metà oppure sopra. Io ho due teglie e quindi ne metto una sopra e una a metà. Ci rivediamo dopo. Adesso le mie due terrine, queste pirofile, sono della catena Emil Henry, sono in terracotta rivestita e vanno benissimo per fare questo tipo di torta. Ora, la preparazione delle terrine vuole che siano imburrate e poi infarinate. Mi raccomando, evitate di usare la carta da forno, perché anche se sembra essere più salutare, in realtà contiene PFOA. E ormai ne siamo pieni mezzo mondo, quindi queste plastiche qua che utilizzano per prendere antiaderente e staccare non sono per niente a favore, anche se ci hanno mangiato un sacco in passato. Usiamo burro oppure olio e farina. Vi faccio vedere il risultato finale dopo. Allora ragazzi, vi faccio vedere come si monta l'albume. Bisogna avere un po' di polso, ok? Per favore lasciate stare le macchine elettriche, perché qui siamo, sì, dei buon gustai, ma sempre in ambito sportivo, quindi dobbiamo bruciare calorie. Prendiamo la nostra frusta, questa volta ne ho presa una più grande perché così si monta prima, un po' l'ho già montato io, però è ancora da montare a neve, deve essere una nuvola ferma, voi dovete poter capovolgere la boule senza che scivoli niente. D'accordo? Benissimo. Allora, prima di tutto, movimenti concentrici, anche un po' a casaccio, potete fare pure così. Scusate, forse non si è sentito. Movimenti concentrici oppure un po' a casaccio, verticali così. L'obiettivo iniziale è di denaturare l'albume. Quindi effettivamente qui è già abbastanza denaturato, ma sotto è ancora liquido. Dobbiamo poi incamerare aria, quindi dopo che abbiamo denaturato l'albume iniziamo il movimento a pesca, che è quello tipico fatto così. Ora io dovrò tacere, perché se no con il rumore non riuscite a sentirmi, poi osservate come si modifica questo albume.
vedete che già è molto più denso. Ci siamo, manca poco. Ecco qua ragazzi, è fatto, vi lo dimostro, facciamo un attimo questo qui, ecco, vedete, riuscite a vedere? Ora io lo metto a testa in giù, giro anche la telecamera e non cade assolutamente nulla. E quanto ci ho messo? Niente. Quindi è tutta tecnica. Vi allenate, d'accordo? E vedete che ci riuscite anche voi. Se dovesse smontarsi, perché poi questa è una fase delicata, dobbiamo ancora mettere qui il lievito chimico prima di mettere questo. Quindi prendete il frustino e lo rimontate, non è un problema. Allora, questo è solo albume, non c'è nient'altro dentro a parte un po' di bicarbonato di sodio e di sale. Andiamo a prendere il lievito chimico. La quantità da aggiungere è sempre quella più o meno di una bustina. Io ho questo, ma una marca vale l'altra, quindi non vi fossilizzate con una marca. Anche perché costa poco, quindi come lo andiamo a mettere? Allora, prendiamo di nuovo questo impasto, dobbiamo assicurarci che sia ben amalgamato, non mi dite che va setacciato perché non è vero. Prendiamo di nuovo il piccolo frustino e giriamo mentre lo aggiungiamo, io praticamente lo aggiungo tutto da tutto, per farlo amalgamare. Qui sì, dovete fare un po' di attenzione perché l'impasto deve contenere una distribuzione il più possibile omogenea del nostro lievito, altrimenti non lieviterà con la stessa texture in tutte le parti. Noi invece vogliamo che questo accada, quindi un po' di pazienza in più, pescate sotto, portate sopra quello che sta sotto. Ecco qua. Ci siamo. Diamo un'occhiata al forno e dovrebbe essere quasi pronto. Chiudiamo questa bustina. E ora che c'è il lievito chimico, siccome è bagnato e c'è acqua dentro, umidità, dobbiamo essere rapidi, sperando che il forno ci assista. Dopo aver imburrato in questa maniera le terrine, dobbiamo cospargerle di farina. Mettiamo un cucchiaio di farina, lo fa Elisa per noi, grazie Elisa. Ed ecco come appare una volta imburrata e infarinata la terrina. Procedo a fare anche l'altra e poi mettiamo dentro l'impasto, dopo però aver incamerato l'albume che ancora non abbiamo aggiunto, perché quello va fatto all'ultimo minuto. Ecco la seconda terrina imburrata e infarinata. Bene, siamo pronti per mettere l'albume nell'impasto. Controlliamo che sia ancora montato bene. Sembrerebbe di sì, ma siccome siamo scrupolosi lo rompiamo e lo montiamo meglio.
Ok, adesso siamo sicuri che è montato fresco. Andiamo a prenderci un cucchiaio, perché deve essere un'operazione fatta solo con un cucchiaio. Vedete, queste due fruste ormai non ci servono più. Scambiamo di posizione e liberiamoci anche un po' di spazio. Allora, cucchiaiate di albume. All'inizio poco, perché il primo albume si rovina. Si mette con una tecnica particolare, pescando dal basso verso l'alto, perché l'albume non si può rompere. Se noi rompiamo l'albume, le bolle dell'albume si perdono, e se si perdono l'impasto non gonfierà più. Quindi all'inizio, essendo molto denso, è quasi sicuro che il primo albume si va a rovinare. Quindi noi adesso che abbiamo incamerato il primo, possiamo essere più generosi, mantenendoci sempre gentili, e caricarlo con più albume. Sempre con la stessa tecnica, mi raccomando. Dobbiamo pescare dal basso verso l'alto. Contemporaneamente giriamo la boule con l'altra mano. Vedete? Io sto distribuendo tutto l'albume montato a neve, ma non sto rompendo i fiocchi. Se li sto rompendo, proprio il minimo indispensabile. E quando è che avremo finito? Beh, quando avremo messo tutto l'albume a nostra disposizione e quando avremo anche terminato di distribuirlo in maniera omogenea. Questa operazione non può essere fatta lentamente, perché precede innanzitutto la messa nel forno e avviene contemporaneamente alla lievitazione. Queste bolle che fanno gonfiare l'impasto sono quelle bolle poi che fanno alzare la torta. Quindi dobbiamo essere rapidi, perché la reazione chimica è in atto. D'accordo? Perfetto. Allora, ci siamo. Adesso, vedete che ci siamo. Bene, vado, prendo le mie terrine e agisco il più possibile rapidamente. Spero che riusciate a vedermi. Proverò a tenere anche inclinata la boule. Il mio obiettivo è distribuire questa quantità il più possibile in maniera omogenea. Siccome non mi rendo conto di quanto ne sto mettendo, a un certo punto mi devo fermare e passare alla seconda boule, che sta qua. Adesso voi non riuscite a vederla, me la metto qua di fianco. Eccoci qua. E adesso puliamo tutta la nostra ciotola. Vediamo se riesco ad alzare la telecamera per farvelo vedere. Puliamo un po' tutta la nostra ciotola dei rimasugli che restano. Fine qua e continuiamo qua. Allora, se siamo stati bravi bravi, le quantità dell'impasto devono essere uguali a quelle che abbiamo messo poi nella terrina. Certo, non dobbiamo sforzare, se ci rendiamo conto di avere un impasto troppo abbondante, meglio rinunciare a metterlo che rovinare poi la torta, perché questa poi gonfiando uscirà fuori se è troppa. Ed ecco il risultato. Bene, ora dobbiamo infornare
Il forno è pronto e io anche. Allora ragazzi, la torta ormai cotta è stata fatta raffreddare ed è stata coperta per tutto il tempo in cui raffreddava con un canovaccio bagnato, umido, per fare in modo che rimanesse morbida anche sulla crosta, che comunque rimane un po' croccante lo stesso. Ora spostiamoci qui sul piano in acciaio e vi faccio vedere come procedere per il distaccamento. Ce ne sono due, quindi vado a prendere anche quella rotonda. Utilizzando un attrezzo di questo tipo, che ha una bella curva sagomata, sono riuscito a assicurarmi che sotto fosse completamente distaccata. Ora la andiamo a impiattare su questa su questo piatto in acciaio e passeremo poi a impiattare anche quell'altra in uno suo omologo, però di forma rettangolare. Come si fa? Si prende un piatto piano, lo si mette sopra e si capovolge la torta. Poi si ripete la stessa operazione per impiattarlo qui. Io non posso mostrarvelo perché in questo momento devo operare e sono da solo, ma vi faccio vedere i diversi passaggi. Ho semplicemente posizionato un piatto di sopra e ora andrò a capovolgerlo. Vi faccio vedere subito dopo il risultato. Ci troviamo nella fase opposta, l'ho capovolto ma non ho ancora staccato la terrina. Se voi ritenete che non si sia completamente staccato, potete un po' battere e lasciarlo riposare qualche minuto in modo tale che si stacchi da solo. Io sono abbastanza sicuro che si è staccato, quindi vado a rimuovere. Ecco qua. La terrina è completamente pulita. Questa parte qui è colpa mia quando ho usato l'attrezzo per assicurarmi che si fosse staccato, ma è nulla, vi assicuro. E ora vi vado a mostrare come farcire la torta di carote con la crema al limone. Coltello seghettato e tagliamo. E la nostra torta di carote con farcitura di crema al limone è pronta. La sua presentazione probabilmente potrebbe essere un attimo migliorata, ma il sapore sarà sicuramente invidiabile. Ora, per terminare questa torta, o la si cosparge di crema pasticcera con i ghirigori della sacca poche lateralmente lungo tutto il bordo, oppure si prende semplicemente dello zucchero a velo e che io ho messo in questa grata del tè e la si cosparge semplicemente di zucchero a velo, come vi faccio vedere io ora. Potete metterne quanto basta, in base al vostro piacimento. Ecco, l'effetto sarà quello della neve, neve di zucchero. Una torta familiare, la tipica torta di carote della nonna, rapida, buonissima. Faremo ora insieme l'assaggio e casereccia. Ora procediamo a fare la stessa cosa con la torta rettangolare, per la quale utilizzeremo una pirofila rettangolare. Ecco qua, questa andrà benissimo. Come facciamo? Allora, essendo che dobbiamo capovolgere anch'essa, o prendiamo un supporto rettangolare, che potrebbe essere per esempio questo, e quindi la capovolgiamo, oppure siccome è a tronco di trapezio, che
stringe verso il basso, vedete, ve la metto qua, nulla vieta che io la capovolga direttamente su questa pirofila e la lasci capovolta. Quindi credo che questa volta per voi farò così. Vediamo un po'. Allora, la rotta, questa qui, si capovolge da coperto. Cerchiamo di centrarlo il più possibile e voilà. Supporto completamente pulito. Ora la parte difficile è, sta sempre lì. Se decidiamo di tenerla in questa maniera è perfetta. Dobbiamo soltanto mettere dello zucchero e il gioco è fatto. Ma se la vogliamo farcire, visto che abbiamo la crema pasticcera, la dovremo un po' rovinare, perché maneggiandola è ciò che accade. Proviamo a vedere cosa siamo capaci di fare. Proviamo ad aprirla. Inevitabile fare qualche briciola. La cottura, come vi avevo anticipato, non è stata proprio perfetta, infatti si vede qui che è stata cotta in un secondo momento perché era ancora cruda. È perfetta, si mangia comunque, è morbida e buona, poi faremo l'assaggio, però tecnicamente questo rappresenta un difettuccio causato dal fatto che ne abbiamo messe due ad altezza diversa nel forno, però al palato non si nota. Ora possiamo scavare un pochettino, togliere la mollica, metterci la crema, che è quello che suggerisco di fare visto che qui è un pochettino più scura, oppure spalmare soltanto la crema e basta. Andiamo a scavare insieme. Prendiamo l'attrezzo, un coltello ed una forchetta, coltello dalla punta fine, e andiamo il più possibile a scavare la base. Perché al posto della mollica metteremo un po' di crema pasticcera. Ora che abbiamo inciso i laterali, facciamo dei taglietti centrali un altro lunghissimo centrale e andiamo con la forchetta a rimuovere questi cubetti. Molto delicatamente perché noi non vogliamo bucare niente. Li mettiamo da parte perché sono sempre buoni. E ora si vedrà probabilmente anche questo piccolo foro che c'è qui, perché a volte capita di scavare troppo o, come in questo caso, che la cottura non è stata omogenea. Nessun problema, perché andremo a prendere un po' di pasta, come questa, vedete, che però è stata cotta meglio, perché l'ho presa da questo punto, e andremo proprio a tappare il più possibile il buco che è emerso esserci. Ce n'è un altro piccolino qua, quindi facciamo così. Ora che abbiamo scavato qui, ci andrà un sacco di crema. Meglio proteggere questo angolo.
Andiamo a mettere la crema allora. Vediamo un po'. La crema fredda è un poco come la malta dei muratori, quindi aiuterà a tenere tutto fermo. Non dovete però esagerare nel metterle, perché sennò poi traborda da tutte le parti e esercita troppa pressione lateralmente. Che ce ne sia anche un pochettino sul bordo che non è stato scavato, perché aiuterà a fare da collante e a saldare le due parti insieme. E poi fa sempre piacere vedere la torta con un strato di crema che si intravede lateralmente. Ecco qua. Proviamo a scavare un pochettino, anche questa, di meno. E andiamo a rimuovere anche qui la mollica interna. Vedete che scavo di meno? Questo passaggio lo sto facendo giusto perché ho molta crema e voglio farci bene la torta, altrimenti sarebbe bastato il primo. Inoltre non può essere molto appesantita questa qui, perché va ribaltata e si potrebbe rompere. Nell'ipotesi che ciò accada, di nuovo non vi preoccupate, si può sempre riassemblare, questo ve lo posso confermare. Ok, ci siamo ragazzi. Questo è il momento più delicato. Ci accompagniamo con le due manine e voilà. L'abbiamo riunita di nuovo. Ora spruzziamoci un pochettino di zucchero a velo, togliamo qualche briciolina di troppo che si è creata rimaneggiando. Cerchiamo di lucidare un pochettino e anche qui presto il gioco sarà fatto. Voglio però introdurre un elemento di novità. Prima di mettere lo zucchero, o dopo, forse meglio dopo mettere lo zucchero, aggiungerò questa caramella liquida che ho comprato per Halloween e che non ho utilizzato. Sangue tipo X e una caramella liquida alla ciliegia, così per dare una sorta di copertura più giocosa. Quindi facciamo che prima metto lo zucchero e poi proveremo ad aggiungere anche un poco di farcitura
con il caramello. Liquido. Facciamo prima un piccolo assaggio per vedere su un cucchiaino di cosa si tratta. Piccola quantità. Questo supporto qui, se non ci vuole laggiù. Beh, ragazzi, sa proprio di fragola, quindi direi che può andare bene. Fragola è come la ciliegia. Questo è il risultato finale. Ed ecco come si presenta la torta una volta tagliata per l'assaggio al suo interno. Una bella fetta di torta accompagnata da una buona tazza di tè. E anche per questa volta è tutto, ragazzi, io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se i contenuti vi interessano e arrivederci.